Salve a tutti amici YouTube, benvenuti e bentornati sul mio canale. Innanzitutto, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace e di condividere il video se pensate che possa essere interessante. E oggi si tratta di un consiglio. Forse qualcuno si potrà prima o poi ritrovare in una situazione simile utilizzando la piattaforma di streaming Disney Plus. Premetto, io con Disney Plus mi trovo benissimo e questo è qualcosa che punta a condividere una soluzione in caso di necessità, un po' come se fosse uno di quei consigli di Salvatore Aranzulla, non so se avete presente di chi sto parlando, ma io molto bene, d'accordo. È successo questo, proprio l'altro giorno, avviando Disney Plus come mi capita quasi giornalmente, dopo circa 10 secondi di visualizzazione del contenuto, mi appare una schermata blu con un codice errore. Codice errore 39. Ho pensato, vabbè, riavvio l'applicazione, una volta, due, tre, niente. Attenzione, questo solamente da un device, ovvero dalla stick di Xiaomi collegata al televisore. Non dava assolutamente problemi visualizzazione dallo smartphone, non dava problemi sul Google TV del Chromecast, non dava problemi sull'applicazione sullo Sky Q. Attenzione che l'applicazione sullo Sky Q è un'applicazione dedicata a tipo di ecosistema, mentre qua parliamo di sostanzialmente un problema che riguarda Android, perché comunque Xiaomi, la stick di Xiaomi, comunque utilizza Android TV, utilizza Android, quindi il Play Store. Una volta, due, tre, ho disinstallato e reinstallato l'applicazione, dopodiché faccio quello che viene consigliato nella schermata, ovvero contattare il servizio clienti di Disney Plus, che non sapevo neanche esistesse. Quindi vado sul sito della Disney e sul sito della Disney ci sono tutte quante le sezioni di cui si occupa la Disney e c'è anche Disney Plus. Chiamo Disney Plus, comunico il mio nome utente, dove ho fatto la sottoscrizione, ovvero secondo quale canale, e nome e cognome, insomma, i miei dati, e vi spiego qual è il problema. L'operatore, abbastanza gentile e penso fosse un po' troppo nerd, mi dice, dopo aver spiegato che sugli altri device non dava problema, che dovevo staccare la stick, la corrente alla stick, spegnere la stick, tutto, spegnere il televisore, spegnere il router per circa un'ora e poi riavviare il tutto. Forse un po' troppo esagerato, perché se spengo il router praticamente torno all'età della pietra, d'accordo? Io lo prendo quasi in parola perché insomma a un certo punto ci ho messo anche un pochettino del mio, d'accordo? Che comunque ringrazio perché è stato gentilissimo, non penso che riceva molta telefonata al giorno, quindi ha sbizzarrito il massimo del nerd che era in lui e il massimo della professionalità che era in lui. Ma sapete che cosa basta se vi trovate in una situazione del genere, quindi un codice errore 39? Una cosa che può essere da un lato un fastidio e da un lato può essere anche un qualcosa di buono, d'accordo? Premessa, io tra le varie soluzioni, oltre a disinstallare, prima di disinstallare l'app e reinstallarla con esito negativo, avevo anche cercato di pulire la memoria dell'applicazione andando nelle impostazioni, ma non era cambiato assolutamente nulla. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto il reset totale del dispositivo, quindi vi riporta la stick alle configurazioni di fabbrica, come se fosse uscita in quel momento dallo scatolino, dalla confezione, e quindi va reinstallata di nuovo. Quindi dovete nuovamente installare le applicazioni, dovete configurare tutto, il wifi, l'account Google, però vedete, fate un bel po' di pulizia e vi tenete impegnati e vi ricordate anche le password. Beh, questo
Questo è un metodo per risolvere un problema con Disney Plus se vi si dovesse presentare il codice 39 come errore. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto se vi siete ritrovati in una situazione simile. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace, condividere il video se pensate che possa essere stato interessante. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!